Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Mi vedete con il make-up realizzato per metà, anzi veramente meno della metà, perché ho realizzato solamente la base. Come potete vedere è una base bella luminosa e molto naturale. L'ho realizzata con un prodotto nuovo, o meglio, sì, un prodotto relativamente nuovo sul mercato e nuovo su questi schermi, ma non vi mostrerò in questo video l'applicazione perché ho registrato un contenuto verticale che troverete sia qui su YouTube sia su Instagram, quindi vi invito a seguirmi sia qui sia su Instagram per vedere insomma l'applicazione di questo prodotto. Però scusatemi se sentite rumori e l'asciugatrice di sottofondo, purtroppo come sapete i tempi sono molto ristretti e quindi faccio due cose contemporaneamente, quindi asciugo, lavo e poi registro e sto con voi. Dicevo, il prodotto che ho utilizzato è questo prodotto qui di Kiko. Si tratta dello Skin Hybrid Blurring Skin Tint Foundation con SPF 30. Questa è la confezione esterna, classico packaging nero di Kiko, molto elegante. Io ho preso questo prodotto nella colorazione 02. Allora, il prodotto si presenta così. Quindi il packaging è plasticoso ma piccolino e compatto. A me non dispiace, non mi dispiace nemmeno che sia in plastica, perché è talmente piccolo e comodo, un po' come quello di Huda Beauty, che secondo me è comodissimo anche da portare in giro. Che cos'è questo prodotto? Come dice il nome, è una skin tint, quindi si tratta di un fluido molto leggero, molto liquido, perché appunto fluido. E che cosa promette? Promette innanzitutto di avere una base con effetto blur, quindi levigata. Promette di essere leggero, di andare ad uniformare l'incarnato, un finish luminoso ma naturale, quindi non luminoso stile cotoletta. E con SPF 30. Un'altra cosa, ecco che mi stavo dimenticando, promette di essere, vabbè, perfezionante, effetto blurring, 24 ore di durata, quindi promette di avere un effetto luminoso ma naturale e una durata estrema. Sulla durata estrema ci aggiorniamo, io adesso farò il test tenendolo addosso e poi nel contenuto verticale che ho già montato ma devo fare insomma il voice over, vi racconterò come è andata a finire con questo prodotto. Nel frattempo vi faccio vedere la base. Adesso io l'ho settato con la cipria di Overskin e vi posso dire la verità, era molto più bello prima di settarlo. Però vi faccio vedere che nonostante tutto la coprenza è molto bassa, perché vedete che si intravedono ancora, qui avevo ho due brufoletti e si intravedono ancora le macchie. Si è steso molto bene, ha una consistenza abbastanza liquida, non proprio acquoso ma comunque è liquido. E si è fuso bene con il correttore di espresso che ho applicato in un secondo momento. Insomma, per ora l'effetto è bello, mi piace, e la recensione per il momento come prima impressione diciamo che è un'impressione positiva. Chiaramente lo terrò su tutto il giorno e vediamo come si comporta. Sapete che io ho una pelle mista che tende a lucidarsi, quindi questa non è la cipria adatta per fare uno stress test su un prodotto nuovo, però certo se mi lascia un bel risultato nonostante questa cipria vuol dire che il prodotto è buono. Lo testiamo e lo testerò anche con un'altra cipria, quindi ci aggiorneremo. Detto questo, una volta che ho realizzato questa prima parte della base, ho deciso di registrare con voi la realizzazione del resto del look, perché ho qualcosina che vi voglio mostrare in azione. Il primo prodotto che vi mostro in azione è un prodotto inedito su questi schermi, perché non l'ho neanche mostrato nei video haul per il momento, proprio perché è nuovo, mi è arrivato poco fa e quindi ho deciso di provarlo perché sono curiosissima. Sto parlando di questo padellone, che in realtà è molto più piccolo, è solo la scatola che ci dà questa impressione. È il bronzer della Lancôme, si tratta di uno dei prodotti usciti di recente in casa Lancôme e si tratta del Tantidol Ultra Wear nella colorazione 02 Light. C'è anche una colorazione più chiara, io ho deciso di prendere questa, spero che vada bene. In realtà ho preso questa qui perché una delle caratteristiche di questo prodotto è che ha una colorazione modulabile, quindi l'intensità dovrebbe essere modulabile come dice la descrizione. Quello che ci promette è un prodotto facile da usare, molto sottile,
con un finish matte ma naturale, quindi non quell'opaco gessoso, ma un opaco con naturalezza. Dovrebbe andare a ricreare naturalmente il colore del nostro viso. Promette di avere una durata di 24 ore e di essere, beh, un'intensità costruibile e una texture molto sottile. Quindi adesso lo andremo a vedere. La confezione è questa. Io ovviamente le scatole le butto poi, quindi le conservo solamente per fare il video con voi, ma poi le butto. Però vi faccio vedere all'interno, cioè vedete che questa è tutta la carta, ma poi in realtà quando tirate via la protezione il prodotto è molto più piccolo, quindi non vi spaventate se vedete questa confezione gigante e il prodotto all'interno, cioè è un bronzer di normali dimensioni, non è gigante come la confezione, è più una cosa estetica. Il packaging mi piace tanto, proprio tanto, mi piace questo fiore, mi piace l'effetto un po' maculato, insomma sulla carta potrebbe essere un prodotto perfetto per me. Ovviamente ha un bello specchio e questo è il prodotto. Allora, io non sento una particolare profumazione, cioè profuma tipo di profumeria ma non di rosa o di fiori. Sì, ha un odore tipo, tipo quelli di profumeria, non so se, come spiegarvelo, però non è né troppo profumato né poco profumato. Se vi danno fastidio i profumi, il prodotto lo potete prendere perché non si sente nessun profumo fastidioso. Lo vado ad applicare con questo pennello qui che è di Freyara, l'F26, e vediamo subito innanzitutto se il colore è adatto a me e poi se appunto è così bello come viene descritto. Io intanto voglio rimuovere, se ci riesco, insieme a voi la pellicola per dare l'effetto goduria. Cioè non lo so se sono pazza io, ma a me questa cosa dà proprio una soddisfazione. Chiamatemi a casa vostra per rimuovere le pellicole ai prodotti. Allora, andiamo a prendere un po' del prodotto. In cialda c'è un po' di spolveramento, cerco di farvi vedere. Vedete? C'è un po' di polverina, però cioè, neanche tanto. Scuoto l'eccesso e vediamo sul viso. Molto delicato, è vero che ne ho preso poco, però l'effetto mi pare molto delicato. Adesso lo vado ad applicare da quest'altra parte e poi torno di qui ad intensificare, così vediamo la differenza e vediamo se effettivamente si può intensificare come dice la descrizione. Allora, nella cialda mi sembrava un po' più neutro come colore, in realtà poi lavorato sul viso vedete che tira fuori un pochettino di caldo, quindi è un vero e proprio bronzer. Nella cialda non sembrava, vi ripeto, ma poi sul viso, almeno sul mio colore di pelle, la colorazione 2 risulta un neutro che tende verso il caldo, quindi un vero e proprio bronzer. Ecco, se vi aspettate un prodotto da contour non è il prodotto che fa per voi, almeno in questa colorazione, non so le altre. Vediamo un pochettino di intensificare. Io ho prelevato un altro po' di prodotto adesso ed effettivamente sì, guardate la differenza. Qui è molto più soffuso e naturale, qui è molto più accentuato. Devo dire che comunque mi piace di più l'effetto accentuato perché conosco la mia pelle e so che la mia pelle poi va un po' a mangiare i prodotti, questa è la verità, quindi io abbondo sempre un pochettino, tanto male che va con il pennello da cipria, siamo sempre in tempo a sistemare. Vado però anche un po' sulla parte alta del viso per dare un po' di colore e vi dirò che poiché dopo sugli occhi voglio applicare un ombretto mono, io me ne vado a mettere un pochino di questo bronzer anche nella piega dell'occhio, così uniamo l'utile e il dilettevole. Quindi facciamo così, vediamo anche se si presta a quest'altro utilizzo, che penso di sì in realtà, però proviamo. Pennello pulito, prendo un po' di prodotto, un po' di polvere la fa raga, è un po' polverosetto, lo è, però cioè se vi faccio vedere adesso la cialda è già tutta spolverata. Vado nella piega, vedete nella piega come butta fuori la parte calda? Sì, cioè è un colore da bronzer proprio caldo. Vedete che è tutto spolverato? Non so se siete riusciti a vedere qualcosa, comunque
un po' di polverina la fa, quindi se vi dà fastidio la polverosità dei prodotti, decisamente non è il prodotto che fa per voi. Nel mio caso non mi interessa, perché il bronzer, insomma, non mi interessa se è un prodotto un po' più o meno polveroso. Certo, il prodotto più polveroso si consuma prima, però se la qualità è buona, non mi interessa che sia più polveroso di altri. Vi dico che per il momento io sono molto contenta di questo prodotto. Realizzo un attimo le sopracciglia da sola, perché non mi riesco a vedere in questo stato. Torno da voi per completare la base con il blush e l'illuminante. Per quanto riguarda il blush, vado ad utilizzare con voi questa palettina di Dior. Si tratta della Rouge Blush Color & Glow nella colorazione 257 Dior Riviera. Allora, come avete potuto vedere se seguite un po' questo canale, questa palettina qui di Dior, che è una novità dell'ultimo periodo, io ce l'ho in utilizzo già da un po' nella beauty bag. Se non vado errato, anche nella beauty bag del mese di ottobre avevo questa palettina, l'ho lasciata per la beauty bag di novembre e io penso di avervela già mostrata in utilizzo, però ecco, oggi sono qui per darvi un parere finale, perché l'ho provata, l'ho testata a lungo e quindi mi sono fatta un'idea sia del blush che dell'illuminante, che hanno due texture diverse e sono proprio completamente diversi. Partiamo dal blush, lo vado ad applicare con questo pennello qui, sempre di Freyara, l'F27. Allora, il blush non è pigmentatissimo, ma neanche un blush invisibile. Diciamo che la parola di oggi è modulabile, quindi il bronzer è modulabile, il blush è modulabile. Come potete vedere, io lo sto applicando con un pennello che è ampio, ma neanche più di tanto, quindi è molto morbido e ampio, ma anche bello fitto, e ho prelevato una bella pucciata di prodotto. Il blush si vede, ma non ha un effetto eccessivo. Questo per alcuni può essere un pro, può essere un contro. Per me è un pro, perché l'effetto del blush secondo me deve essere visibile ma naturale. Non mi piacciono i blush troppo esagerati, eppure sapete che io, ecco, adesso vado un po' a stratificare di qui, sapete che io utilizzo anche blush scuri, tipo quelli lì, viola, color berry, ma comunque cerco di dosarli in un modo naturale, perché l'effetto Heidi è dietro l'angolo, come dico sempre. Questo blush qui, pur risultando opaco in cialda, ha una sua luminosità, non ha delle perlescenze all'interno, però poi sul viso risulta naturale e luminoso. Il colore mi piace tantissimo, è una punta colore perfetta, è una punta colore che mi piace tantissimo per la stagione invernale. Come potete vedere, mi ha ridato subito un po' di vita. E anche la texture io la trovo molto molto sottile, impercettibile, cioè davvero è una seta sul viso. Come durata ci siamo, dura tutto il giorno, io non ho bisogno di ritoccarlo, vabbè che io non ritocco il blush, però se tipo la mattina vado a scuola e la sera devo uscire, magari devo ritoccare la cipria ma non il blush. Vado ad applicare l'illuminante con il pennello di Nabla, e l'illuminante è questo qui, e parliamo appunto dell'illuminante, che ha una texture completamente diversa rispetto al blush. Non so se avete potuto vedere, ecco, forse sì, alcuni sono volati anche sul packaging. Contiene dei brillantini al suo interno, questi brillantini lo rendono molto spolverino, fa polvere, fa sì, ci sono delle nubi di brillantini. Non è un illuminante che è luminoso, secondo me, che è luminoso perché ha una texture, effetto bagnato, effetto satinato, un po' come gli skin glazing per esempio di Nabla, ma è un illuminante che è luminoso perché è una polvere satinata con dentro dei brillantini. Adesso, è un illuminante brutto, non lo userò mai? No, è un illuminante che uso, vi ho fatto anche vedere qualche altra volta qui sul canale, mi piace, comunque lo utilizzerò e me lo godrò, ma non è il mio illuminante preferito. È un illuminante anche abbastanza visibile, non va a segnare la grana della pelle, ma si vede che avete applicato un illuminante, non è proprio una cosa naturale. Detto questo, questa palettina qui costa, non costa poco. Io non dico che è bocciata, perché comunque nel complesso mi piace tutto, però se vi dovessi dire di correre a comprarla per quello che costa, vi direi di no.
Quindi, se avete una passione per Dior, se vi piacciono questi colori, se quello che vi ho descritto vi può interessare, può essere un prodotto che voi utilizzate nel quotidiano, allora sì, cioè la trovate anche in sconto presso parecchi rivenditori, su Marionneau, su Savioni, su Pinalli, su Sensation, cioè questi sono prodotti che si scontano facilmente. La potete portare a casa anche con un prezzo un po' più contenuto. Ma se avete già tanto make-up, avete tanti prodotti, forse non ne vale la pena. Mi ripeto, non perché sia un prodotto brutto o bocciato, ma semplicemente perché costa tanto e non rende tutto quello che costa. Io comunque la apprezzo, la continuerò ad usare, il blush mi piace tantissimo, anche l'illuminante alla fine non è male. Però se uno mi segue e io dovessi dire, mi dovesse chiedere, ecco, Matilde, mi consigli questo prodotto di Dior come prodotto della vita? No, cioè trovate alternative valide, più che valide, anche a un prezzo inferiore, ma anche nella stessa famiglia di Dior, perché per esempio a questo punto, se proprio vi devo dire, portatevi a casa uno di questi di Dior e pagate di meno e alla fine avete un blush che comunque come effetto è molto simile a quello di questa palettina. Tutto qui. Ovviamente ci tengo sempre a sottolineare che qui sentirete solo pareri personali di una persona che non è esperta, sono una persona che si trucca nella quotidianità e che vi parla di quello che fa, di quello che le piace. Quindi se la palettina di Dior o qualsiasi altro prodotto che io menziono è il vostro prodotto preferito e a me non piace, o viceversa, assolutamente non è un attacco personale. Torniamo agli occhi, quindi avevamo sfumato un pochettino di bronzer nella piega per creare quest'ombra. Adesso io andrei con la colla per glitter della NYX, perché l'ombretto che voglio utilizzare è un ombretto mono e da solo la farà da padrone, quindi io mi sono soltanto andata a creare una transizione. Colla per glitter che è presente in questo bottino, io la vado ad applicare con un pennello piatto e poi torno da voi per l'ombretto protagonista. A few moments later. Questo prodotto lo avete trovato ovunque, è andato virale, spopolato nella community di Instagram, penso anche di TikTok, non lo so perché io su TikTok non ci sono. Sto parlando di Wycon, ombretti mono di Wycon, ne sono usciti di diverse tipologie, di diverse linee, io stessa ne possiedo due. Uno, che non è quello che vi mostro oggi, fa parte della famiglia dei Last Crush, questo fa parte della famiglia dei Visionary Eyeshadow e della colorazione 04 Marshmallow. Guardate che bello ombretto tempestato di glitterini. Io ho applicato la colla e vado direttamente con il dito ad applicare questo ombretto meraviglioso. Boom! Ultimamente stiamo utilizzando sempre ombretti che danno soddisfazione. Negli ultimi Get Ready With Me, almeno con gli ombretti, non abbiamo mai avuto delusioni. Guardate che bomba. Certo, per questo look casalingo è un po' sprecato, però meraviglioso. Occhio ai brillantini che cadono, io qualcuno me ne vedo in giro e io avevo applicato anche la colla. Secondo me senza colla ve ne ritrovate di più e io vi consiglio di prelevare poco prodotto alla volta e di tamponare. Magari se avete messo sotto una colla è meglio, in modo tale che il prodotto vada a fare bene aderenza sulla palpebra. Detto questo, i brillantini comunque ci sono e cadono. Purtroppo questo è un ombretto molto glitteroso. Io sto cercando il pennello con cui ho applicato, ecco, la cipria, e vediamo se almeno vengono via, che mi pare di sì. Sì, dai, vengono via, quindi pericolo scampato. Però fate attenzione, ovviamente, se magari riuscite, io vi consiglio di fare la base dopo, quindi magari applicate prima questo ombretto e poi fate la base. Guardate che roba, wow, cioè veramente meraviglia. Adesso, poiché per quanto riguarda eyeliner, mascara e quant'altro non ho nessuna novità, io vado a completare questa parte del look occhi da sola e torno da voi per le labbra. Un minuto di silenzio per questo mascara di Dior che io possiedo in taglia mini, che mi sta veramente rubando il cuore. Comunque, passiamo alle labbra. Per quanto riguarda le labbra è una chicca, una sciccheria, che non si dica che io vi sto mandando a comprare questo prodotto. Vado a fare un attimo il contorno delle labbra con la matita di Mulac, la Lip Master nella colorazione 02, che vi ho mostrato già nel precedente Get Ready With Me.
pochino vado a colorare anche i bordi interni delle labbra, quindi qui dove si congiungono, dove si congiunge il labbro superiore con il labbro inferiore. Una volta fatto questo e quindi dato una forma più o meno che ci piace alle labbra, vado ad applicare questo prodotto qui. Si tratta di uno dei lip oil di Jisoo. Ora, assolutamente non vi sto dicendo di andare a comprare un lip oil da 30 euro, perché ci sono lip oil che costano anche molto meno, tipo quello di Astra che ho provato tempo fa, stava sui 5-6 euro e mi è piaciuto tantissimo. Questo è una coccola, è uno sfizio che io mi sono voluta togliere come un po' come regalo del primo stipendio. Il packaging è in vetro, davvero bello, super lussuoso, super curato. Questo è il lip oil honey infused, quindi con il miele, ma che profumazione era? Forse watermelon. Sì, allora, questo sa proprio di caramellina gommosa al melone, quelle lì, avete presente quelle caramelline da festa con lo zuccherino attorno? Il profumo è quello. Vado ad applicarlo e speriamo, insomma, che almeno sulle labbra sia confortevole, dato che costa tanto. L'effetto è bellissimo con questa matita. Certo, vi ripeto, non andate a spendere 30 euro per un lip oil. Io ve l'ho mostrato perché veramente lo volevo utilizzare io e quindi ho pensato di utilizzarlo insieme a voi, giusto per completezza, per farvi vedere effettivamente quello che mettevo. Avevo anche le labbra un po' secche, quindi andremo a vedere se questi 30 euro almeno mi idratano le labbra. Il look per oggi è completato, come potete vedere la base continua ad essere molto bella, molto naturale. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, fatemi sapere se qualcuno di questi prodotti vi incuriosisce oppure se li avete già provati, mi dite anche il vostro pensiero al riguardo. Io vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video.